Vialli raggiunge i ragazzi per gli ultimi consigli. Ragazzi, voi lo sapete, io ho giocato finali Champions League, ho giocato i mondiali con la nazionale. La sera prima della partita c'era talmente tanta tensione, talmente tanta pressione, che non riuscivo a dormire. Però ho giocato anche ai vostri livelli. Ho cominciato ai vostri livelli. Campo spelacchiato, niente pubblico. E quindi so esattamente che cosa significa. E sapete qual è la differenza tra questi due mondi che sono all'apparenza così distanti? Nessuna differenza. Perché alla fine l'essenza di questo sport meraviglioso è la stessa. C'è una partita da giocare, c'è una partita da vincere, c'è un avversario da battere, c'è un compagno da aiutare. Bisogna avere il coraggio di mettersi alla prova. E io ho capito una cosa, ho capito che i veri eroi siete voi. Lepa, Alessandro, Nino, Arsenico, Cigno, il Bomber, tutti quanti voi siete dei veri eroi. E l'ho capito vedendovi lavorare, guardandovi negli occhi. Il mio consiglio è non tornate indietro, continuate a lavorare ogni giorno per diventare una squadra migliore. Ce la potete fare. Adesso è arrivato il momento della partita, il test decisivo. L'importante è che voi oggi, tutti insieme, diventiate una squadra di carattere, una squadra vera. Fino alla fine non si molla niente, ok? Mai mollare, mai mollare, mai mollare, chiamo! Una nuova luce brilla negli occhi dei giocatori, che arrivano a Latina con una grinta mai vista prima. Vai, oggi non più, forza raga, forza. La squadra è pronta ad affrontare il COS Latina. Un avversario difficile da battere e con più punti in classifica rispetto alla Setina. Arbitro! Tocca! Accosta, accosta! Davanti! Davanti! Scarica! Grazie al tocco vincente del Bomber, la squadra si porta subito in vantaggio e lo stadio esplode in un boato di gioia. Quel discorsetto che gli ho fatto io. Ma la felicità dura poco. Oddio, oddio, dai adesso però. Arbitro! Sull'1-0 la squadra perde la concentrazione e va in affanno. Fallo. Senti, glielo dai un urlo ai ragazzi di rientrare un po' però. Invertisci! Al 20° del primo tempo, il COS pareggia. Questo è veramente un gol di merda. Ma il profeta non si demoralizza e fa di tutto per incoraggiare i giocatori. Vieni, vieni, dai! Come sempre la Setina non regge la pressione e i giocatori diventano fallosi. Buona calma! Resta zitto, Zitto! Mancano 10 minuti alla fine del primo tempo e la squadra prova a reagire. Calcia di sinistro, perché non ha calciato di sinistro, cazzo? Oh, dai. Vabbè. Il primo tempo si chiude sull'1 pari, ma la Setina è poco concentrata, nonostante gli incitamenti di Lorenzo e Gianluca. Li vediamo belli carichi, sì. Stiamo
Col trascorrere dei minuti, i nervi iniziano a cedere e la squadra è scoordinata e poco lucida. Prendi una decisione rapida e veloce. Ogni tentativo della Setina di passare in vantaggio è vano. E presto la situazione sfugge di mano. Sul 2-1 i giochi sembrano fatti. La disperazione ha preso il sopravvento ed è scolpita nei volti della panchina immobile. Un tiro quasi in rete dà la carica per riaprire la partita. L'ha messa dentro lui! E poco dopo arriva il pareggio. Due pari all'85esimo. Oh, l'ha inventato il diavolo il calcio. A 5 minuti dalla fine, la Setina comincia a crederci. Dopo 35 sconfitte consecutive, arriva la prima vittoria della Setina, che finalmente esce dall'incubo. Gianluca e Lorenzo hanno raggiunto tutti i loro obiettivi. La cura ha funzionato. Miglior finale non ci poteva essere, sono super contento, sicuramente per il risultato, ma per l'atteggiamento della squadra, e questo dà ancora più valore a questa vittoria. È stata una partita straordinaria, bellissima, ci hanno messo il cuore e se la sono giocata fino alla fine. Veramente sono orgoglioso di quello che ho visto oggi e sono contento per i ragazzi. Ragazzi, bravi, 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 bravi. Ricordatevi, da qui non si torna indietro. Questo è soltanto l'inizio.